Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 13 maggio. E si è fatto un po' tardi ieri sera, veramente fatto un botto tardi. Allora, Laura Gritti per prima arriva qua su Instagram, Luisa Pedrani, eccolo qua, Ug con l'H, Nicola Giorgio Sorrentino, Ug a tutti quanti voi. Vi ricordo che il 7 e l'8 luglio, tra domani e dopodomani, partiranno le prime mail a quelli che hanno fatto delle donazioni a questo sito o che sono hanno venuto alle altre ripartenze. Beh, insomma, loro hanno uno ius primae noctis per arrivare alla ripartenza del 7-8 luglio a Bari, quindi potranno venire e scegliersi i posti migliori al Petruzzelli. Stavamo dicendo che quello che i giornali di oggi ci raccontano è la Roma blindata per l'arrivo di Zelensky. Ci sono pagine e pagine, mentre ieri i giornali parlavano relativamente di Zelensky, oggi quando si è capito che incontrerà il Papa, la Meloni, mi sembra anche Mattarella, beh, insomma, si è capito che questa visita ha un certo peso. E Verderami, che forse fa la sintesi migliore oggi sul Corriere della Sera, che ci dice che ci saranno due cose fondamentali. Se vai alla Rai non ti seguirò più, Pina Scalogna, questa roba della Rai. Adesso ve lo dico perché io vado alla Rai, adesso ve la racconto bene. Verderami ci chiederà, dice Zelensky, l'appoggio per l'ingresso nell'Unione Europea e un maggiore supporto militare. Quindi, insomma, questo è quello che Zelensky, secondo loro, ci dirà. Perché vado alla Rai? È molto semplice, perché me l'hanno chiesto loro. Quindi questa sera andrò con altri 125.000 giornalisti a intervistare o a commentare, che cavolo ne so, con da Vespa l'arrivo di Zelensky. Quindi in realtà vado alla Rai perché me l'ha chiesto Vespa e soprattutto perché l'ho chiesto il mio editore. Ho chiamato Toc Toc Crippa, posso andare questa sera alla Rai? Anche perché, avendo un contratto con Mediaset, se non chiedi il permesso al tuo editore, quelli ti cacciano via, giustamente a calci del sedere. È come uno, non so che vi posso dire, che è un dipendente della Coca-Cola e per ufficio che se beve la Pepsi. Beh, ovviamente come fuori. No, non mi sembra che ci siano dubbi questo. Quindi non è che vado alla TV pubblica per sempre, vado questa sera e non vi spaventate vedermi questa sera con Zelensky, Vespa e altri signori della, come si chiama, del giornalismo italiano. Vedremo che cosa ci diremo e che cosa non ci diremo. Una vera e propria vergogna che costerà moltissimo a tutto il governo, Meloni in primis. Molti di voi, ma dopo tanti anni rimani, ma no, ragazzi, qua non si parla di Ara, si parla della Rai. Questa sera, scusatemi, sono un po' scapigliato. E però non c'è soltanto questo nella giornata di oggi, cioè non c'è soltanto Vespa, Zelensky, Nick, e uno, vabbè, sei molto gentile, Domini Simone, ah, ok. E poi torni a Mediaset, sì, perché lunedì ci sarà Quarta Repubblica e chi manca Quarta Repubblica, ragazzi, è un figlio della buona donna. Allora, che cosa succede? Che cosa succede? Succede che c'è un'altra vera, c'è un'altra storia interessante di oggi ed è appunto, per quello volevo un po' provocarvi su questa cosa della Rai, è la cosa dei cambiamenti che ci stanno avvenendo in Rai. E la cosa che mi ha più colpito e dovrebbe colpire tutti quanti voi è una pagina intera dedicata da Repubblica all'arrivo di Gianmarco Chiocci, che io conosco benissimo, quindi metto le mani avanti. Io con Gianmarco Chiocci lo conosco benissimo perché abbiamo lavorato molto a lungo insieme al giornale. Io sono ancora al giornale, poi lui ha fatto tanti altri lavori, adesso è il direttore della Cronos, è stato direttore del Tempo, cioè ha fatto un botto di lavori. Ma comunque, se c'è una cosa che caratterizzava Gianmarco Chiocci, che era l'inchiestista, cioè quello che faceva le inchieste del giornale, mi ricordo tantissime inchieste, tra cui quelle, come vi ricorderete anche voi, della casa di Monte Carlo di Fini, di cui tutti ci prendevano per il culo. Poi alla fine ero vice direttore, me lo ricordo bene quel periodo, in cui invece quello che scoprì Chiocci era del tutto verificato. Però la cosa che mi ha sconvolto è come, quando arriva un collega giornalista che non fa parte della cricca di quelli che contano dal punto di vista politico, nei confronti di questo giornalista si utilizzano quei metodi di merda che Repubblica e l'Espresso hanno usato tantissime volte, ovviamente con tutte le differenze del caso. Furono Repubblica e l'Espresso a scrivere quelle paginate di merda colata contro il commissario Calabresi. Furono loro a pubblicare sull'Espresso le
800 firme degli intellettuali di sta ceppa contro il commissario Calabresi, che avrebbe ucciso con un colpo di karate e poi fatto cadere dalla questura l'anarchico Pinelli. Fu la Repubblica e l'Espresso che utilizzarono Camilla Cederna, la più malvagia, avete sentito bene la parola perché non voglio usare le parole, e sopravvalutata giornalista dei circoletti buoni di sinistra, quella che attaccò Tortora quando andò in galera, quella che attaccò Calabresi col famoso colpo di karate, quella che si inventò tutta la storia sul presidente Leone. Ecco, questo è il giornalismo che è rimasto, quello della Cederna, quello del cedernismo, quello dell'Espresso, quello della Repubblica, che hanno sempre scritto una marea di cazzate gigantesche. Su Leone dovettero ritirare, il libro pubblicato da chi? Dalla Feltrinelli, contro Leone, scritto dalla Cederna, raccontato dall'Espresso e dalla Repubblica, lo dovettero ritirare per tutte le cazzate che avevano scritto, totalmente false e copiate da OP. Beh, insomma, questa storia oggi la ritrovi piano piano identica quando c'è un giornalista che non piace a quelli della sinistra alla Cederna sulla Repubblica. E oggi vedi questo Lirio Abate, che io conosco soltanto per sentito dire, adesso vi dirò che cosa ho sentito dire su di lui, che mi dice, che mi parla delle conversazioni e delle inchieste su Chiocci e il Chiocci nero, tutte che finite in un nulla. Quindi uno dovrebbe dire scusatemi, questo Chiocci, proprio perché non è uno della cricchetta, ogni tanto hanno provato a metterlo sotto, come hanno provato a mettere sotto me con l'inchiesta sulla Marcegaglia e i giudici, ma le archiviano subito queste cazzo di inchieste. Adesso che cosa fanno? Tirano fuori Chiocci e un incontro con Carminati, vi ricorderete Carminati, quello che fu arrestato con Buzzi? E perché? Perché Chiocci gli voleva chiedere un'intervista, no? Voleva chiedergli un'intervista, quindi si è incontrato con lui e alcuni hanno pensato che dietro a questa cosa ci fosse chissà che cosa, e gli dice: ma che cazzo stai di? Quello è un giornalista che vuole intervistare quell'altro, si incontrano per fare l'intervista, poi l'intervista non si fa e si chiude la partita, tant'è che è stato subito assolto Chiocci. Ma la rimettono in mezzo, e la rimettono in mezzo con quel modo di fare tipico delle Cederna, dell'Espresso e di Libero di questo Lirio Abate, cioè cercano di mettere insieme un fumo come se questo sarebbe un cattivo giornalista vicino alle trame nere. E allora, se noi utilizzassimo lo stesso strumento che Espresso e Repubblica utilizzano nei confronti di Chiocci, io vorrei chiedere: toc toc, Lirio, scusami, mi spieghi com'è questa storia della tua amicizia con Montante, accusato e condannato per reati vicini alla mafia, il fenomeno Montante, il siciliano della Confindustria, quell'orribile personaggio che ricattava mezza Confindustria e soprattutto dava le patenti di legalità, tu sei mafioso, tu non sei mafioso, e che per questo è stato condannato, è provato anche, se posso dire, a fottere me. Quel Montante che ora sta in galera non è uno di quelli con che tu ti vedevi spesso, con cui ti frequentavi, con cui scambiavi informazioni, secondo una conversazione e una lite che hai fatto con un altro giornalista che si chiama Bolsoni, vi siete tirati a vicenda, fango addosso, Lirio Abate, per i vostri conversazioni anche in barca con il signor Montante? Non era un tuo grande sponsor? Scusami, Lirio Abate, tu sei quello che ha contribuito a inventarsi, non lo so, a fare quella merda d'inchiesta stile Cederna, come fece la Cederna su Leone, come fece la Cederna su Tortora, come fece la Cederna su Calabresi. Bene, non sei lo stesso che fece quell'inchiesta sulla virologa Viola, vi ricorderete, che dovette andarsene via, ma molto prima del Covid, perché si disse che stava trafficando in virus, e quella se ne scappò in America per come l'avevano trattata e infangata i giornalisti? No, voglio solo sapere se sei lo stesso identico personaggio, no? Voglio solo sapere se sei esattamente lo stesso personaggio che sbaglia le inchieste, che sputtana le persone, che frequenta gente infrequentabile che oggi è in galera, e che invece nei confronti di Chiocci, che cerca in un incontro un'intervista, ricorda un'inchiesta che peraltro lo vede assolto. Cazzo, veramente è una roba incredibile come quelli di Repubblica, Cederna, Espresso siano rimasti sempre simili a loro stessi.
cioè imbarazzanti, Capua non viola, scusami, 18, 19, Daniele 61, ho fatto tutto questo discorso parlando della viola, su tutte queste virologhe, era la Capua, l'inchiesta sulla Capua, non sulla viola, l'inchiesta sulla Capua fatta dall'Espresso, un'inchiesta del cazzo che fece sì che la Capua se ne scappò dall'Italia, giusto o sbagliato che sia, proprio per lo sputtanamento giornalistico che ottenne, Capua, non viola, è imbarazzante, veramente imbarazzante, questa roba qua, sì, era la Capua, ho detto una stronzata come spesso faccio io di prima mattina. Buongiorno Nicola, direttore, va bene. Nel frattempo il giornale torna sulle tendine e dice che la Schlein sarebbe stata, dice la Cesare Saretti, quindi mi fido perché è cronista attenta, la Schlein sarebbe stata sfrattata dalla tendopoli della Sapienza, e c'è sempre qualcuno più a sinistra di te che ti sfratta, ed è molto bello, straordinario il pezzo di Sallusti, perché scrive quello che sto cercando di dire dal primo giorno, cioè che ogni studente universitario costa a tutti quanti voi contribuenti 8.000 euro all'anno, il che vuol dire che per 5 anni medi di università sono 40.000 euro che noi paghiamo come contribuenti perché i signorini si laureino e abbiano un buon futuro, e oltre a questi 40.000 euro che paga la collettività per farli laureare, i signorini non vogliono prendere il treno alle 7, alle 6, alle 5 di mattina perché considerano questo degradante, un fantastico, diciamo, atteggiamento per gente che avrà un bel lavoro nella vita, cioè un calcio nel culo. Piero Saccò, intervista oggi, fondo dell'Avvenire, ve lo devo veramente segnalare, perché dice: vorrei vedere in faccia questi proprietari che chiedono 600 euro a questi poveri studenti, no? La retorica della minchia di questi qua. Voglio vedere in faccia i cattivi proprietari che in un appartamento semiperiferico prendono 2.000 euro. E guadagno 2.000 euro, 24.000 euro all'anno di affitti. Questi cattivi sono come il contadino, quella favola del contadino che ammazza le galline, la gallina dalle uova d'oro e se la mangia, cioè l'avidità dietro a questi proprietari, e quindi ci fa un grande pippone l'Avvenire, e questo Pino Saccò ci fa vedere questa immagine di questi cattivi avidi, sembra di vedere i proprietari di Dickens dell'Ottocento che sfruttano i bambini sporchi di fuliggine perché lavorano nelle fabbriche. In realtà questi vanno all'università, vivono a Bergamo e vivono a Civitavecchia e vogliono la casetta, e i 2.500 euro che c'hanno i proprietari di casa se li sognano, perché non sono 2.500 euro e sopra ci pagano un botto di tasse. Ma lasciamo perdere tutte le cose, dice, li voglio vedere sull'Avvenire questi avidi proprietari di casa, va bene? Intanto Matteo Scarpi, Porro, io ho studiato al Politecnico e vengo dalla Romagna, per un anno ho lavorato, non mi sarei mai sognato di mettermi in tenda davanti al Polimi. Ma chi viene dalla Romagna è un passo avanti rispetto a tutti, cioè la Romagna è il luogo della bellezza e d'animo. Comunque, questo, ripeto, Piero Saccò, voglio vedere i volti di chi incassa 600 euro. E io perché le insisto su questa cosa? Perché te li faccio vedere i volti di chi incassa i 600 euro? Lo spiego al signor Saccò, fondista editorialista dell'Avvenire, perché sono le suore, sono i sacerdoti, sono i preti, sono i conventi, sono le residenze dei sacerdoti che vendono, c'era ieri scritto fantastico sul giornale, una stanza con un cessetto in condivisione a 30 euro a notte. 30 euro a notte per 30 notti vuol dire, fatemi fare i calcoli, 900 euro, quindi non sono 600. Tu, se vai dai tuoi preti, dai tuoi sacerdoti, dal tuo cazzo di gruppo di moralisti, e andate voi moralisti sotto l'Avvenire, sacerdoti, vescovi italiani, andate a chiedere ai tuoi studentati, ai tuoi palazzi, andate a chiedere, io non sono di quelli che fa le battaglie contro il fatto che loro siano esentati dall'IMU, mentre tutti gli avidi proprietari pagano l'IMU, no, i preti non lo pagano, voi non pagate forse l'IMU, andate a vedere quanto cazzo prendono per una stanzetta, e fanno bene a farsi pagare, perché così la possono tenere bene, le possono ristrutturare. Ma io come posso leggere sul giornale dei vescovi italiani che devo vedere la faccia dei proprietari di casa che si prendono 600 euro al mese, quando loro, i sacerdoti, la Chiesa, l'Avvenire, hanno un botto di
immobili, molti spitti, molti prestati ai loro sacerdoti, ai loro vescovi, ai loro cardinali, di cui io non discuto, su cui non pagano le tasse, e quando li affittano a cifre molto superiori a quelle. Ma come cazzo si fa? Ma come si fa sul giornale della CEI a fare e ad alimentare una tale contraddizione? L'avidità dei proprietari che chiedono 600 euro. E allora qual è l'avidità dei sacerdoti? Nicola Giorgio Sorrentino, cavolo, 24 euro addirittura di donazione. Agevolare gli affitti significa alzarli, cioè peraltro classica conseguenza inintenzionale di distruggente intervento pubblico, alzare le rendite proprio gli odiati padroni di casa che questi comunistacci potrebbero punire. Queste sono parole sacrosante, Nicola Giorgio Sorrentino, che questi pazzi non comprendono. Allora, a Milano per studenti le Ursuline 900 euro al mese. Ti ringrazio Carbone Patrizia 74. Bisognerebbe farlo vedere a quelli della CEI e quanto prendono i sacerdoti. Giustamente dico io, un vescovo manco una mancia a mio padre cuoco tanti anni fa, mia figlia a Milano, al Monzino, per corsi di specializzazione non ho avuto tutti questi problemi, certo faceva 40 minuti di treno, ma i sacrifici vanno fatti. Parla chi non ha mai contratto un mutuo per l'acquisto della casa. Vabbè, nel frattempo stati generali della natalità, foto che fanno vedere tutti della papa e della papessa, come dice in maniera irriguardosa Sallusti, sulla famiglia nasce il patto Chiesa governo. La verità va in brodo di giuggiole, perché è un giornale che è fissato, me lo dico in termini come posso dire, oggettivi sulla questione della famiglia tradizionale, eccetera. Se la prendono pure con un incontro che c'è qua a Milano per l'eterologa, io dico va bene tutto, io sono per la famiglia tradizionale, trovo ridicole, ma adesso insomma non esageriamo, perché adesso insomma le fecondazioni eterologa non è che mi sembra adesso il Satana che è entrato tra di noi. Vabbè, comunque viviamo in una... in una civiltà, in una cultura, dice il Santo Padre, poco amica se non nemica della maternità. E le fa eco la Premier, in cui dice il l'utero in affitto mi vedrà sempre contraria. Beh, insomma, potete immaginare, molto divertente come sempre Filippo Facci oggi, che parla della sgarbatella, perché tutti discutono sul fatto che lei si sia vestita alla Meloni di bianco e col Papa non ci si può vestire di bianco, e l'abbia persino accarezzato, cosa che non si può fare per questo, il Papa che ti tocca ma non il contrario. Ultima cosa che vi segnalo è il fondo di Milano Finanza di Panerai, che c'è come tutti i sabati, è illeggibile, ve lo dico con grande franchezza, perché non ci capite nulla. È incredibile come il più bravo giornalista finanziario ed economico italiano che esista, e anche fondatore di questa casa editrice, oggi abbia scritto un pezzo che è incomprensibile se non nel nucleo centrale, e cioè che Caltagirone, il grande Caltagirone, proprietario immobiliare e della Cement e di tante altre cose, del Messaggero a Roma, il grande Caltagirone, imprenditore di grandissimo successo, secondo quello che scrive Milano Finanza, questo ho capito, avrebbe voluto mettere una norma, che peraltro poi non è passata, in un recente decreto, con il quale si sarebbe agevolato il ruolo di Caltagirone nelle scalate che sta facendo a Mediobanca e Generali. Cose complicatissime, spiegarle bene sarebbe stato un pochino meglio, tirar fuori la notizia è stato, come spesso avviene per Milano Finanza, uno scoop in cui ovviamente Milano Finanza non ne fa mistero, sta da una parte ben precisa, che non mi sembra essere quella di Caltagirone. Ce ne sono ancora tante di cose sui giornali, vediamo qualche cosa. Servono filosofi, credo servono infermieri, saldatori, badanti, pagandoli meglio, ovvio. Vabbè, insomma, molto complicata, dice Mori Valentina. In effetti lo è, anche il Papa non dovrebbe prendere a schiaffi la gente, dice Marta Cosa. Buon weekend anche a te. Qua che il PD ha molti immobili che potrebbero dare agli studenti in attesa che lo Stato realizzi molti campus in tutta Italia, come fanno molti paesi stranieri. Flora, quei paesi stranieri si fanno anche pagare molto cara l'università, cosa che in Italia non avviene, te lo ricordo, a un ordine del vero, anzi in Italia l'università costa molto poco per gli studenti e molto per i contribuenti. E che ne sai dei muratori disonesti? Mo che c'entra questo non lo so. Vediamo che c'è qua, diciamo, a Bari il 7-8 luglio, Carbone Patrizia 74, mi raccomando, tra poco vi manderò a tutti quanti una mail, cioè a tutti quanti i commensali che hanno partecipato alle passate quattro edizioni della ripartenza,
e che hanno o hanno in modo diverso contribuito al sito nicolaporro.it, nelle contribuzioni del sito in cui lasciate la mail e lasciate tutti quanti questi minchia di consensi sulla privacy, a tutti loro arriveranno questa mail di invito, mi sembra che domani o dopodomani riusciremo a farla, di pre-invito e di pre-registrazione per il Petruzzelli del 7 e dell'8 di luglio. Forse ci sarà Petruzzelli, Francesca, speriamo che ci sia, scusami, Danini, Simone, togliamo l'8 per mille alla Chiesa, ma insomma, perché io non toglierei l'8 per mille alla Chiesa, immagino che quelli di sinistra non affittino appartamenti, buona scampagnata il Rai, sarà un bel casino oggi arrivare a Roma perché pare sia completamente blindata. Il giornale di finanza si chiama Milano Finanza, ciao.